Ti dico solo due parole, erano 60 anni che il basket non vinceva, cioè non andava in Serie B vincendo in casa. Detto questo, penso che sia il massimo per la città, per tutti i tifosi, è una soddisfazione enorme per tutti quanti. Grazie a tutti. Adesso ci vuole almeno una settimana di festeggiamento perché ce lo pensiamo, poi perdiamo la stagione prossima. Un'emozione fantastica. Se conoscete noi, evitandoci, non partecipate, campioni di serie C, diciamo sempre. Grande. Non programmatissimo all'inizio, poi l'appetito è venuto su e abbiamo avuto una storia pazzesca di vittoria. Siamo stati dei grandi. Grandi tutti, dalla società fino all'ultimo. Emozione grandissima che neanche le parlo, la seconda in pochi anni, però è la prima nella storia qui al Palazzo. Mi dispiace purtroppo per tutte quelle persone che sono rimaste fuori e quindi l'invito a il dovere a regalarci un palazzetto degno di questo posto. Sì, oggi ce la godiamo tutta la notte, per una settimana quando avremo ricaricato le pile ci siederemo al tavolo e pianificheremo questa serie di stupenda. Vado, naturalmente vale doppio perché quando si vince 4-1, a parte c'è un'atmosfera spettacolare, veramente. Penso che il 50%, se non di più, dell'energia che ho avuto oggi la devo comunque a tutte le persone che mi hanno incitato. Quindi devo dire grazie a loro, ci siamo dolci un'altra soddisfazione. Pensiamo a riposarci perché mi sa che ce n'è bisogno. Sì, è un sapore diverso perché poi gli anni vanno avanti, quindi ci sono sempre dinamiche diverse, situazioni diverse. Quest'anno è stato diverso dagli altri, però non meno impegnativo, non meno faticoso e non meno emozionante sicuramente.